Grazie Presidente. Il nostro Presidente Renzi, come sempre, ci ha raccontato tante favolette, di cui però mi hanno colpito in particolare due passaggi. Il primo, quando ha detto chi ruba deve andare in galera. Bene, c'è solo un problema. Le patrie galere non hanno abbastanza posti per gli oltre 120 esponenti del Partito Democratico arrestati, indagati o condannati soltanto nel 2015, inizio 2016. Avete già un trend positivo. E nell'altro passaggio, nella direzione della politica economica, l'Italia ha tracciato la strada in Europa. Serviva qui un piccolo approfondimento, ovvero la strada verso cosa? No, perché sono appena tornato dal MEF e lì davanti ci sono 100, 200 circa tra i vari truffati di Banca Etruria, circa 130.000, che aspettano ancora il risarcimento che voi dovreste dargli e chiedono una vera direzione fiscale, che è quella che vada a favore dei cittadini e non delle banche. No, magari andate a parlare con quelli prima di venire qua in aula e capite che strada state tracciando oggi. Entriamo nel merito poi del Consiglio europeo. Con l'accordo che avete raggiunto nel vertice sui migranti del 7 marzo a Bruxelles, ancora una volta l'Occidente ha dimostrato di agire ignorando la repressione dei diritti umani e della libertà di espressione in corso in Turchia, nonché la responsabilità palesi nel disintegrarsi di interi stati. L'Europa dei diritti umani a paesi e giorni alterni considera la Turchia un paese sicuro e le affida il compito del rimpatrio dei migranti che non riusciranno a ottenere un visto umanitario. Cosa importa se l'Alto Commissario ONU per i rifugiati, Filippo Grandi, si sia detto profondamente preoccupato per qualsiasi accordo che possa prevedere un respingimento indiscriminato da un paese all'altro? O se gli alleati turchi sono i primi responsabili delle protezioni fornite ai jihadisti in questi anni, le complicità con i gruppi salafiti, finanziati da sauditi e delle monarchie del Golfo, tra l'altro monarchie con le quali avete grandi affari e ancora ci ricordiamo i Rolex famosi, deve aver agevolato il passaggio di migliaia di foreign fighters pronti a raggiungere il cosiddetto Sirac, e che il presidente turco Erdogan è stato il più esplicito tra i leader mondiali nel volere la deposizione del presidente siriano Bashar al-Assad, e che il ruolo della Turchia nel destabilizzare la Repubblica Araba di Siria sia una concausa del massiccio afflusso di rifugiati siriani verso l'Europa. Cosa importa se il coinvolgimento della Turchia nel traffico illecito di petrolio dell'ISIS sia confermato dalle prove satellitari presentate dalla Federazione Russa e che anche il presidente americano Joe Biden abbia, il vicepresidente Joe Biden abbia accusato Ankara di non prendere adeguate misure di contrasto ai movimenti jihadisti e di facilitare il passaggio di armi e miliziani attraverso il confine con la Siria. Come vedete, gli unici a non vedere siamo noi, perché poi sia Russia che Stati Uniti hanno già detto la loro sul paese turco. Cosa importa se la Turchia sta usando una finta campagna contro lo Stato islamico per giustificare un nuovo conflitto col PKK e le milizie curde, la più efficace forza di terra che sta combattendo oggi contro lo Stato islamico? Cosa importa se la decisione del governo turco di abbattere un caccia russo sui cieli siriani abbia quasi causato la terza guerra mondiale? Tra l'altro Turchia, membro della NATO, che ha esposto deliberatamente tutta la regione a degli enormi rischi. Cosa importa infine se la Turchia è una democrazia totalmente illiberale, uno Stato che celebra elezioni periodiche, tanto così per farle, ma dove non c'è spazio per il dissenso e il processo politico, è truccato a favore del regime in carica. La dimensione autoritaria del partito attualmente al potere in Turchia viene tralasciata a favore di infinite riflessioni sui problemi posti dal terrorismo dello Stato islamico e dell'emigrazione verso l'Europa. Se c'è qualcosa che abbiamo imparato dal corso degli ultimi 12 mesi è che il presidente turco è pronto a impegnare ogni tattica possibile al fine di preservare la sua presa su Ankara, incluso il riavvio della battaglia col PKK e il giro di vite sui giornalisti e chiunque altro criticasse le azioni della KP. Tra l'altro in questo è molto simile al vostro governo che periodicamente accusa e attacca qualche giornalista per aver osato attaccare il sovrano, il nostro re Matteo Renzi. Mentre Renzi prende ordini, i media greci hanno ottenuto una nota interna che suggerisce che Erdogan ha efficacemente ricattato l'Europa chiedendo pagamenti in contanti in cambio di sforzi per ridurre il flusso dei migranti verso l'Europa occidentale. Avrebbe detto, durante l'incontro con Juncker e Tusk ad Antalya il 15 novembre, che siamo in grado di aprire le porte verso la Grecia e la Bulgaria in qualsiasi momento e possiamo mettere i profughi sugli autobus. Bene, questo è un nostro, anzi un vostro alleato. Erdogan è il leader sul quale Angela Merkel fa affidamento per controllare il flusso dei migranti, un leader che utilizza i migranti come un'arma, una moneta di scambio per rompere il suo isolamento internazionale. Con questo accordo l'Europa ha venduto definitivamente l'anima al diavolo.
L'Europa sta vivendo la peggiore crisi di migranti e rifugiati della sua storia, ma il dibattito si sta sviluppando quasi interamente senza riferimento alle cause del recente afflusso di migranti dal Nord Africa e dal Medio Oriente. L'elefante nella stanza, parliamoci chiaro, è la NATO e nessuno vuole davvero parlarne. Una soluzione più semplice, ovviamente, sarebbe che la NATO ponesse fine alla sua campagna di destabilizzazione nel Medio Oriente e del Nord Africa, ma questo richiederebbe l'accettazione e il riconoscimento di alcune responsabilità pesanti, come l'indegno intervento in Iraq e il rovesciamento di Gheddafi in Libia. In Libia, Siria, Somalia ed Eritrea l'Occidente si è ritrovato davanti per decenni ad una semplice scelta: sostenere la pace oppure incoraggiare il conflitto. In tutti e quattro i casi, con la vostra complicità, si è scelta la seconda via. Ora che questi paesi sono stati saccheggiati a sufficienza, l'Europa ci lascia due possibilità per i rifugiati: farli morire in mare o trasformare l'Italia in un centro profughi europeo. Entrambe, per noi, soluzioni irricevibili. I politici possono dare la colpa agli scafisti e possono parlare finché vogliono della fortezza Europa, ma alla fine il solo modo che l'Occidente ha per fermare le navi e trasformare l'Italia nel centro profughi d'Europa è smetterla con l'oppressione e con la guerra in quei paesi. La crisi ha mostrato ancora una volta, e forse per l'ultima volta, i limiti dell'Unione Europea. La mancanza di una strategia comune e risposte frammentarie. La governance dell'Europa funziona in modo ottimale quando si tratta di imporre dure misure di austerità o per salvare il sistema bancario, ma è quasi inesistente quando si affronta una catastrofe umana come questa. Insomma, i nostri alleati distruggono e poi chiudono le frontiere, lasciando nei guai Italia e Grecia. Complimenti. L'Unione Europea è già morta, è rimasta solo una struttura finanziaria che si occupa di inflazione e tassi di interesse, un regime che impone povertà, disoccupazione e distruzione dei diritti alle popolazioni del continente per gli interessi di potentati finanziari e commerciali. Questa è oggi l'Europa, un esperimento fallito e fallimentare in cui Renzi, nonostante i teatrini di facciata e le finte risse con i vari leader europei, non conta assolutamente nulla. Lui può muoversi solamente entro i paletti che le lobby che lo sostengono gli hanno imposto. Quando li tradirà sarà fatto fuori anche lui. Al Consiglio europeo Renzi parlerà con uno zombie. E quello che si diranno non interessa più nessuno, perché il popolo italiano non è più disposto a prendere ordini da chi ha definitivamente venduto la sua anima al diavolo. La vostra storia politica è già finita, rendetevene conto e fate spazio a chi difende gli interessi del popolo italiano. In fondo, lo sapete anche voi, è solo questione di tempo. Grazie. La ringrazio, adesso il